Amiche, amici di Rossini TV, ultimamente lo diciamo spesso perché siamo talmente innamorati del nostro territorio che ogni tanto ci viene da dire siamo in paradiso, ma oggi in paradiso ci siamo veramente. Siamo nel cuore del Parco San Bartolo, a pochi metri dal famoso Tetto del Mondo. C'è questa fondazione Oasi che ha questi 250.000 metri quadri di territorio straordinario, una parte della quale vedete alle mie spalle, sul quale in questi 4 giorni si terrà l'EcoFest, una manifestazione all'insegna di 3 temi, arte, pace, natura. 3 temi che si coniugheranno, andremo a scoprire perché, come e con i protagonisti, a cominciare dal patron di tutta la manifestazione che ovviamente intervisteremo in apertura, e poi andremo a scoprire che cosa altro riserveranno questi 4 giorni di meraviglia nella natura. Siamo col presidente della Fondazione Oikos, Claudio Balestri, il vero e proprio patron. L'abbiamo corteggiato fino a qualche secondo fa per riuscire a strappare questa intervista, perché in effetti è impegnatissimo, tutti lo chiamano, tutti lo cercano, vera anima, motore e ideatore di questa bellissima manifestazione. Sì, oggi è un grande, grande piacere avere con me qua insieme tante persone che hanno voluto dedicare il loro tempo a questo momento importantissimo per testimoniare la loro presenza in questa manifestazione dedicata alla pace, per una pace senza confini. Sono veramente emozionato, anche perché l'opera che vedete alle mie spalle è veramente unica: 193 bandiere che verranno disegnate dal vivo su una tela lunga 530 metri. Il presidente, sin dall'inizio della sua attività di chimico, perché ricordiamo che la sua è un'attività chimica che teoricamente nell'immaginario collettivo si sposerebbe pochissimo con la natura, però lui ha sempre avuto un occhio di riguardo importantissimo nei confronti di tutto quello che è la natura, l'attenzione a quello che è il non danneggiare appunto gli elementi che ci circondano. E in questa logica entra perfettamente la creazione di questa oasi, di questo spazio incredibile, 250.000 metri quadri nel Parco del San Bartolo, dedicati proprio a preservare tutti gli aspetti naturali. Come le è venuto in mente? Tra l'altro lei non è proprio di questo territorio, viene dalla vicinissima peraltro Romagna, da Gatteomare. Come le è venuto in mente questa idea di ricavare questo spazio e di preservarlo? Allora, intanto io sono figlio, e lo dico con grande piacere e onore, di una famiglia di contadini, nasco in Romagna, abito a Pesaro e, come dico sempre, ho il doppio passaporto, no? E così convivo con questa doppia realtà che poi non ha confini e quindi ci scherziamo sopra. Questo contesto, da quando io sono venuto a abitare a Pesaro, che è stata una scelta di abitare, perché io abito qui nel Parco San Bartolo, pur mantenendo l'attività che citava lei, che è un'attività nel mondo della chimica, che fin dall'inizio l'ho voluta fare, pur stando in quel settore, utilizzando quello che la natura ci mette a disposizione, quindi tutte le materie prime naturali per fare vernici, perché nella storia non c'era la chimica, ma i colori, le pitture sono sempre esistite, e oggi negli scavi che andiamo a fare, nelle Domus Aurea eccetera eccetera, troviamo delle pitture, dei colori che sono ancora lì. Quindi non c'era bisogno della chimica per fare colori resistenti, ma basta usare la natura, perché la natura ci permette, ci dà questa forza di poter fare dei colori resistenti nel tempo. E da questo poi, quando sono venuto a abitare qui, ho avuto la possibilità di poter acquistare questo terreno, e qui la natura ha fatto un capolavoro, perché il primo promontorio che noi troviamo da Trieste in giù, come dice la canzone della Carà, no? Che può mettere così gli occhi dall'alto su tutta la riviera. E tra l'altro voglio spendere una parola a quegli amministratori che hanno deciso di fare la riviera del San Bartolo, mettendoci insieme Pesaro, Gabice e Gradara, che è un'altra bellissima idea per valorizzare questo territorio. Quindi bello, bellissimo, oggi siamo qua, una giornata, come ho detto prima, piacevole,
ma soprattutto vedere le persone che vogliono dare un loro supporto, una loro voce per una pace senza confini. Oggi è solo il primo dei quattro giorni di questo festival, questa è una delle iniziative perché ci sono tantissime altre attività per le quali è partita una specie di call probabilmente, una chiamata alla quale c'è stata una grandissima risposta. Sì, guardi, mi si apre il cuore, questa è una domanda, la ringrazio per averla fatta, perché voglio ringraziare tutte le persone che hanno prestato la loro opera, il loro tempo, sono venute per aiutare, sono qua per prestare la loro esperienza, il loro sapere dai bambini, abbiamo dei laboratori per i bambini, è pieno, ma sono venuti di loro spontanea iniziativa, per mettere il loro sapere a disposizione delle nuove generazioni. E quindi questa risposta di tante, tantissime persone, veramente piacevole. Poi oggi la giornata continua perché stasera avremo una performance di un artista di Pesaro, Francesca Guidi, che con 7 modelli e modelle farà un body painting e dove farà i colori dell'arcobaleno, i colori della bandiera della pace, e poi alle spalle avrà l'orchestra sinfonica Rossini, e con grande piacere questa sera faranno poi e poi intoneranno l'inno nazionale, perché ricordiamocelo, oggi è anche la festa della nostra Repubblica. È bella questa idea dei colori della natura che si abbinano ai colori invece che l'uomo aggiunge, no? È particolare questo abbinamento. Come vogliamo salutare i telespettatori di Rossini TV, invitandoli naturalmente a seguire tutto il nostro speciale, a guardare tutte le immagini e le altre interviste che faremo? Senz'altro è un invito che allargo dicendo che siamo qui fino a domenica, ma poi non è che sparisse questo luogo, quindi questo luogo che poi molti lo conoscono come il tetto del mondo, ecco, perché proprio veramente questo è il tetto del mondo, qui è sul territorio, quindi possono venire, faremo delle altre iniziative. E io saluto il vostro pubblico, ma saluto tutti i cittadini che ascolteranno, che avranno il piacere di vedere queste immagini sempre, e che abbiano un pensiero per una pace senza confini. In rappresentanza del Tris di Comuni, Pesaro, Gradara e Gabicce, che costituiscono insieme Riviera San Bartolo, il vice sindaco di Pesaro e assessore alla bellezza, Daniele Vimini. Daniele, qui di bellezza ce n'è quanta ne vogliamo. Sì, a Pesaro si dice a stufo, come si dice. No, un posto fantastico, proprio tra Pesaro e Gabicce, quindi insomma marca un po' anche, diciamo, non tanto la distanza quanto la vicinanza e la strategicità del brand della Riviera di San Bartolo, soprattutto se può vivere di momenti come questi, no? Che diciamo sempre, il parco è un parco da vivere, deve essere un parco da vivere, e iniziative come queste lo dimostrano a pieno. Chiaramente ci vuole l'intraprendenza di una figura come Balestri, che non solo da anni cura questo luogo, ma da 2 anni anche attraverso la fondazione Oikos sta cercando di fare cose importanti e sempre di più per proprio quello che è anche un po' la finalità della nostra capitale 2024, cioè tenere insieme natura, cultura, e farlo attraverso la sostenibilità, a partire anche dalla sostenibilità delle vernici che si utilizzano oggi per fare quest'opera d'arte, mandando un messaggio di pace in un momento come questo, con questa bandiera enorme di oltre 500 metri con tutte le bandiere del mondo ad abbracciarsi, per offrire una cartolina unica a chi ha la fortuna di passeggiare qua, le prime escursioni qui nel sentiero, di chi viene apposta anche da fuori per partecipare all'evento di oggi, e soprattutto per poter, in un momento come questo, tra il blu del mare, il giallo delle ginestre, peraltro molto ben curate, è appunto un po' il sogno di un luogo come questo che prende vita, veramente costruire qualcosa di importante per tutti.
Abbiamo interrotto il lavoro di Eugenio da Perugia perché abbiamo una grande curiosità. Qui ci sono, abbiamo detto, 193 artisti che ognuno ha scelto una bandiera e ognuno poi la dipinge su questa lunga striscia di stoffa. E allora la curiosità viene, come è arrivata la chiamata da parte della Fondazione Oasi a partecipare e che cosa hai pensato quando è arrivata questa chiamata? Allora, è arrivata tramite internet, i social, è arrivata, diciamo, ho visto che c'era questo evento e sono venuto qua insieme a mio figlio, mi pareva un'attività carina da fargli fare perché proprio tratta di tutti i paesi del mondo, le bandiere. Noi abbiamo disegnato Bangladesh, le Bahamas e l'Austria, non mi ricordavo più le bandiere che hanno fatto. Ecco, tutto qua per stare un pomeriggio al sole a dipingere bandiere. Con Andrea Biancani, lo sottolineiamo sempre, consigliere regionale, però ormai Andrea Biancani. È finito il fiatone? È finito il fiatone, devo dire che per arrivare non è stato semplice, anche se voglio dire che questo posto è accessibile a tutti, è un posto fantastico, siamo sul Parco del San Bartolo, all'interno dell'area di proprietà della Fondazione Oikos. Voglio innanzitutto ringraziare Claudio Balestri, cioè il proprietario di questo bellissimo spazio, ma soprattutto fargli i complimenti per aprirlo a tutti. Qui il posto è bellissimo, c'è un panorama unico, penso a livello internazionale, ci sono concerti, laboratori per i bambini, ci sono passeggiate, ci sono aperitivi, devo dire veramente un posto fantastico. Dobbiamo ringraziare un privato che comunque mette a disposizione la propria terra, la rende accessibile, ma soprattutto si è fatto carico di organizzare tantissime iniziative. Siamo con Sao Salucci, presidente dell'Orchestra Rossini. Presidente, dove devi fate arrampicare i musicisti oggi? Stasera è un concerto in salita, come si suol dire. No, scherziamo. Siamo alla Fondazione Oasi dell'azienda Oikos in questa giornata particolare. È una festa nazionale, è un bellissimo momento per festeggiare. Noi lo faremo con un concerto che avrà anche una serie di motivi legati alla voglia di pace, la voglia di, diciamo, di fratellanza tra tutti gli esseri umani. Questa sera è il terzo appuntamento della stagione De Canto, stagione dell'Orchestra Sinfonica Rossini, e siamo qui con un grande solista, Gaetano Di Bacco al sassofono. La direzione è di Daniele Rossi, direttore d'orchestra ospite fisso dell'Orchestra Sinfonica Rossini, e abbiamo un nostro gruppo d'archi in una bellissima terrazza con vista sul mare. Con Francesca Guidi, una conoscenza di Rossini TV, collega possiamo dire, conduttrice di una fortunatissima trasmissione, e niente, che cosa ci fa qui? Glielo facciamo dire a lei. Francesca, cosa fai qua? Cosa faccio secondo te? Uso i miei colori e quindi uso l'arte per portare un messaggio di pace. Oggi farò una performance di body painting live a tema, quindi per una pace senza confini. Quattro modelli, tre modelle bellissime, una bionda, una mora e ne ho anche una ragazza bellissima di colore, perché abbiamo voluto prendere proprio diverse nazionalità. E poi ho Josué. Josué è lo stesso, un ragazzo di colore che mi prenderà tutti e tre i colori della bandiera italiana, perché sarà anche un omaggio alla festa della Repubblica di oggi.
tante iniziative già in questa prima giornata, tante altre a seguire, insomma uno spettacolo, questa EcoFest che si svolge qui nel cuore del San Bartolo, in una posizione magnifica, occupata dalla fondazione Oasi, questa fondazione che si impegna a tenere e a preservare tutto quelli che sono i temi della natura, e quest'anno per questa manifestazione li abbina a questo tema importante che è quello della pace e al contempo all'arte. L'arte e la natura sono i due temi importanti di Pesaro, città della cultura. Insomma, il cerchio si chiude per questo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme con le nostre telecamere e che proponiamo ai nostri telespettatori, ai telespettatori di Rossini TV, come tutto quello che succede nel nostro territorio, tutto quello di bello che succede nel nostro territorio e che ci piace testimoniare e raccontarvi. Restate sempre con le nostre sulle nostre frequenze, restate sempre sul canale 80 di Rossini TV e come sempre noi saremo puntuali a raccontarvi il nostro territorio.